Bentornati a questo nuovo appuntamento di Weka. Ecco di cosa parleremo. Cos'è Google e chi lo ha inventato? Google è il principale motore di ricerca usato nel mondo. In alcuni paesi, come in Italia, possiamo dire che è utilizzato dal 90% degli utenti che fanno ricerca nel web. Google, di fatto, è il motore di ricerca più diffuso, ma non è l'unico. Sono infatti centinaia i motori di ricerca generali e specializzati a cui gli utenti chiedono aiuto per trovare risorse in rete. Google, pensate, ha più di 20 anni. Nasce nel 1997 grazie a Larry Page e Sergey Brin, studenti dell'Università di Stanford, ma la società viene fondata nel settembre del 1998. Il nome deriva da un gioco linguistico, infatti Gogol è un termine matematico che indica il numero 1 seguito da 100 zeri. Come funziona Google? Come tutti i motori di ricerca, quando viene digitata una query, cioè una richiesta di informazioni all'interno della barra di ricerca, all'utente vengono restituiti nel giro di una frazione di secondo una pagina con i risultati corrispondenti. Un elenco che può essere costituito anche da decine o centinaia di milioni di risorse. Quindi siti web, documenti, video, libri, link, immagini e altro ancora. Per gestire tutti questi dati in modo veloce ed efficiente, Google, come anche altri motori di ricerca, organizzano tutto in tre fasi. Primo, la scansione. È il lavoro di scansione da parte degli spider, ragni, chiamati anche robot. Si tratta di software appositi che esaminano i documenti web e passano da una pagina all'altra seguendo i link contenuti in esse. Quando uno spider scansiona un documento, ad esempio una pagina classica di un sito, lo fa con occhi diversi da quelli di un umano, riuscendo a leggere informazioni, metadati, che aiutano molto Google a capire che tipo di contenuto è, la sua importanza e l'importanza delle informazioni contenute. 2. L'indicizzazione è una fase fondamentale che consente, attraverso speciali algoritmi, di mettere ordine rispetto ad un'enorme quantità di documenti web, dividendo le pagine per parole chiave, keyword, tematiche o categorie ed una serie di altri parametri che permettono una prima classificazione. Possiamo pensare ad una sorta di grandissima biblioteca. Quando effettuiamo una ricerca, Google va a consultare i documenti non direttamente nel web, ma all'interno dei propri database, di questa biblioteca di cui abbiamo parlato. Questo rende il lavoro del motore di ricerca molto, molto più rapido. 3. Ranking e creazione della SERP. Quando l'utente effettua una ricerca, il motore di ricerca Google preleva dagli indici i documenti più rilevanti e li ordina in una sorta di classifica che crea, prendendo in considerazione, pensate, oltre 200 fattori. La classifica finale è la cosiddetta SERP, un acronimo che indica la pagina con i risultati del motore di ricerca che poi noi utenti vediamo alla fine. Google e la geolocalizzazione. Come riesce un motore di ricerca a capire dove mi trovo e a restituire risultati pertinenti rispetto alla mia posizione? Sempre più spesso Google sta implementando la geolocalizzazione nel produrre i risultati di ricerca. Ciò significa che senza che ce ne accorgiamo, Google crea delle SERP differenti in base alla località in cui effettuiamo la ricerca. Prendiamo ad esempio una ricerca del termine birreria. Impostiamo come località una città come Perugia. I risultati saranno completamente differenti se cambieremo artificiosamente la località in cui ci troviamo realmente. Il successo di Google tra i navigatori. Il grande successo di Google è il risultato di tanti fattori. Due quelli da considerare tra tutti. Page Rank.
Un sistema di classificazione che Larry Page e Sergey Brin, i fondatori di Google, riprendono mutuando l'algoritmo inizialmente sviluppato da un italiano, proprio così, Massimo Marchiori. Hipersearch. Migliorandolo, rendono l'algoritmo il più performante presente sul mercato. E poi la semplicità. A differenza dei primi competitor, Google ha consentito dall'inizio una ricerca semplice, semplicissima, di siti e risorse web, in modo essenziale e minimale, rendendo più facile la vita agli utenti. Dal lato grafico, Google è un sito che ha la massima semplicità con la presenza solo della barra di ricerca. I doodle di Google. Negli ultimi anni Google ha abituato gli utenti ad una simpatica consuetudine, quella di personalizzare il proprio logo attraverso gli ormai famosi doodle. Così il classico logo dalle lettere multicolore viene periodicamente modificato per celebrare occasioni particolari o ricorrenze. I primi doodle di Google erano statici, mentre oggi siamo abituati a versioni sempre più elaborate, animate e spesso interattive. Google è veramente un motore di ricerca globale? Ci sono casi in cui Google, per accordi commerciali o limitazioni in alcuni stati, non è un motore di ricerca liberamente utilizzabile dagli utenti. Esistono grandi paesi, come ad esempio la Russia e la Cina, dove per motivi diversi, anche culturali ed economici, si preferisce non dare troppo spazio a Google, considerata impropriamente, viste le dimensioni anche di una multinazionale con sedi ovunque, un'azienda dunque considerata solo statunitense. Quindi in Russia, oltre a Google, che rimane comunque fra i leader, trova maggiore spazio in un motore di ricerca come Yandex. Mentre per quanto riguarda la Cina resiste il famoso motore di ricerca Baidu, che forte della richiesta interna è ad oggi per numero il terzo motore di ricerca di tutto il mondo. Sapete qual è il secondo motore di ricerca più utilizzato in Italia? Non ci crederete, ma è YouTube. Il celebre portale video ad essere il secondo sito più usato per fare ricerche. Ma questo non rappresenta certo un problema per il colosso delle ricerche, visto che YouTube, come Google, sono entrambi di proprietà del colosso di Mountain View. Da dove arrivano i maggiori guadagni per Google? La vera svolta per Google è nel 2000, quando sviluppa internamente Google Ads, oggi si chiama AdWords, ovvero gli annunci pubblicitari, una piattaforma che permette di inserire spazi pubblicitari all'interno delle pagine di Google, personalizzando gli annunci proprio in base alle ricerche che vengono compiute dagli utenti. Ancora oggi gli introiti garantiti dai click alle pubblicità presenti sul motore di ricerca e disseminate per il web rappresentano oltre l'80% del fatturato. Oggi Google ottiene bei ricavi anche da servizi e app a pagamento che si possono utilizzare su tutti i dispositivi che adottano Android. Di fatto il sistema operativo in funzione su oltre 2 miliardi di smartphone, tablet e altri dispositivi. Un rischio per tutti? Le cosiddette bolle di filtraggio, termine coniato dall'esperto Eli Pariser in un suo saggio del 2011 per spiegare perché le ricerche con la stessa parola chiave danno risultati diversi agli utenti. In effetti si riscontrano risposte personalizzate alle proprie ricerche, quasi il motore ci filtrasse le informazioni dentro una bolla in cui rischiamo forse di restare imprigionati. Come liberarsi? Frequentando altri motori di ricerca, senza mai consegnare fiducia indiscriminata a nessuno di essi. Un grazie a Filippo Andreacchio, Don Marco Sanavio e come sempre al nostro Andrea Canton. Ci vediamo settimana prossima. Un saluto da Fabio Bolzetta. Siamo sempre qui ad aspettarvi per il prossimo tutorial, sempre rigorosamente online.